Senatrice Pinotti. Grazie Presidente, ho sentito molti ringraziamenti anche fatti nell'intervento da parte del Senatore Gentili. Sicuramente è stato fatto un lavoro egregio da molti punti di vista. Io mi sento però di portare in quest'Aula invece con molta accuratezza una lamentela, una forte, forte e sentita lamentela, perché nell'approvazione di questo documento non c'è nessun segnale, nessuna risorsa, nessuna attenzione per quello che è avvenuto a Genova il 4 novembre. Un'alluvione drammatica. Io devo dire che sono rimasta colpita anche dalla solidarietà di molti colleghi, non solo del mio gruppo, a partire dalla Presidenza e tutti, ma anche di altri gruppi parlamentari, davvero di tutto il Senato, perché io immagino che vedere Genova, una grande città, ferita per come è stata ferita, pensare alle vittime, vedere quelle immagini sia stato uno shock collettivo. L'ho riscontrato dalla risposta emotiva che c'è stata anche di molti colleghi. Ebbene, questa alluvione è stata il 4 di novembre, erano chiusi i termini per gli emendamenti, giustamente la Commissione bilancio, la sensibilità del Presidente ha riaperto questi termini, si è potuto presentare degli emendamenti su questo, c'era stato un impegno in Commissione all'apertura della discussione. Perché ci fosse un emendamento bipartisan, non importavano le firme, non importava quale segno, per dare ai cittadini genovesi, che sono di tutti, non solo di una parte politica, una risposta che l'Italia era vicina a questo dramma. Ebbene, non c'è in questa legge che noi stiamo approvando un segnale di ciò. Questo è grave. È grave perché la sensibilità che poteva dimostrare questo Senato era quella. Era quella. Allora io, dato che non voglio semplicemente lamentarmi, ma voglio anche fare una proposta ed essere costruttiva, so che in ciò che noi approviamo ci sono anche 100 milioni di opere che il Senato può decidere, il Parlamento può decidere, non il Governo, opere immediatamente cantierabili. Io so che rispetto a come usare questi soldi c'è una priorità, quella del dissesto idrogeologico. Allora io chiedo un impegno di tutta l'Aula del Senato perché questi soldi su opere immediatamente cantierabili, il Senato, i senatori possano decidere di andare su questi problemi, su opere che rispondono a questo problema e che almeno una metà di questa cifra possa andare sui problemi che ha vissuto la Liguria. Grazie. Grazie, senatrice Pinotti. Senatore Grillo, prego. Grazie Presidente. Ma l'intervento della collega Pinotti è nella prima parte assolutamente condivisibile, nel senso che quanto è accaduto a Genova, nelle Cinque Terre, in provincia di La Spezia, in provincia di Parma, ha ricevuto una prima parziale risposta da parte del Governo che, come è noto, ha stanziato 65 milioni, una risposta evidentemente insufficiente. E certo in altre condizioni forse si poteva fare di più già all'interno della discussione della legge di stabilità. Se questo non è stato possibile, a mio parere, è perché i tempi sono stati quelli che sono. Eravamo dentro a meccanismi estremamente veloci, rapidi. C'era la necessità di chiudere il dibattito più presto e venire in aula quest'oggi per consentire alla Camera di approvare domani la legge di stabilità. Devo però dire alla collega una notizia che credo di avere detto anche in commissione. C'è un impegno da parte di Palazzo Chigi, dove si è svolta una riunione, è stato affidato mandato al prefetto Gabrielli, capo della protezione civile, di fare una ricognizione puntuale dei danni avvenuti a Genova, nello Spezzino, nella provincia di Massa Carrara. Dopodiché questo governo o il governo che verrà credo che debbano assolutamente dimostrarsi all'altezza della situazione e predisporre quegli stanziamenti necessari a rimediare ai terribili guasti che
derivati dall'alluvione della settimana scorsa. Grazie.